Il giorno della donna tu lo festeggi in qualche modo? L'hai mai celebrato? L'hai mai festeggiato oppure no? È giusto celebrarla, come dici tu, cioè parlarne, perché è una necessità ancora in Italia, non solo in Italia, perché c'è ancora una grossa disparità nel vissuto, nel quotidiano. Qualche giorno fa, quando c'è stato l'ennesimo femminicidio, anche se credo che sia ancora in fin di vita la signora che è stata colpita dall'ex, o non era ancora ex, insomma dal marito che faceva il carabiniere, si stavano separando, che ha ucciso le due figlie. Tutte queste notizie, che sono vicende private diverse tra di loro, sono un ricatto per tutte noi. Sono un ricatto per tutte noi, perché qualsiasi rapporto di coppia viene comunque in qualche modo, subisce un'influenza da questo, perché anche la persona che si sta lasciando, anche voi che siete giovanissime, che avete degli amori belli, forti, puri, nel momento in cui vi lasciate o state per lasciare o avete voglia di lasciare, sentirete questo ricatto. Anche questo si equipara anche al discorso sulla questione delle molestie sessuali, perché ovviamente sta diventando anche quello un timore, una paura, addirittura in certi casi magari anche legittimamente un pregiudizio, però delle donne stesse. Nel mondo dello spettacolo tu hai mai vissuto una cosa del genere? No, fortunatamente no, mai, ma proprio mai. Semmai sono io che ho molestato un po' di uomini e poi sono riuscita anche a portarmeli a letto. Perché visto che gli uomini lo dicono, no? Però non è un ricatto, no? No, non è un ricatto, ma non lo so come l'hanno vissuto, no, non era in forma di ricatto, però siccome gli uomini spesso si vantano del fatto che hanno tante donne, se ce ne vantiamo noi subito viene dato un giudizio, allora mi voglio vantare del fatto che ho avuto molti uomini, non Brava. Ci trovo niente di male, no? Siamo le prime a giudicarci per questo, certo, quello è un po'... Certo. Ecco.